Abbiamo un sistema fragile, è necessario rivedere il piano regionale dei rifiuti. Lo ha affermato il presidente Marco Marsiglio dopo l'incendio che si è sviluppato nella discarica di Valle Cena a Cupello, nella quale vengono conferiti i rifiuti del Vastese. Questo episodio, ha aggiunto il presidente, ha rischiato di aprire un'emergenza ambientale e sanitaria proprio per l'assenza di altri spazi dove conferire i rifiuti del territorio. L'assessore all'ambiente, Nicola Campitelli, ha già avviato un monitoraggio sull'intero sistema al fine di individuare nuovi strumenti operativi per scongiurare nuove emergenze. È un percorso lungo e complesso, ha concluso il presidente Marsiglio riferendosi alla modifica del piano rifiuti, ma sarà un percorso trasparente e vedrà protagonisti i territori. Un dossier Abruzzo di 12 pagine è stato consegnato dal presidente Marco Marsiglio al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ospite del comune di Crognaleto in provincia di Teramo, dove ha ritirato un riconoscimento assegnato dall'amministrazione comunale del centro teramano. Una lunga lista all'interno della quale si parla del potenziamento della ferrovia Roma-Pescara, dell'elettrificazione della tratta sul Monte-L'Aquila, dei lavori sulle strade e autostrade, dell'acquifero del Gran Sasso e dei porti abruzzesi. Con il decreto sisma è stata approvata la riduzione del 60% delle tasse dovute e la restituzione sarà dilazionata in 10 anni. Si tratta di un risultato positivo per la nostra regione. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. La prima bozza prevedeva la riduzione del 50%. È stato proprio il presidente Marsiglio a ricordare che almeno dagli anni 2000 in poi, in tutti i casi analoghi, la riduzione era stata del 60%. La Regione Abruzzo promuoverà il confronto istituzionale e a tal proposito ha provveduto a convocare il tavolo della ricostruzione dei due crateri abruzzesi. Prestazioni aggiuntive, assunzioni di nuovo personale e acquisto di attrezzature tecnologiche. Le 4 ASL abruzzesi hanno avviato, con atti concreti e già in essere, il percorso di abbattimento delle liste d'attesa sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera approvata dalla Giunta regionale lo scorso maggio. Il punto sullo stato di avanzamento dei rispettivi piani operativi trasmessi al Dipartimento Sanità in agosto è stato fatto nel corso di una riunione convocata dall'assessore Nicoletta Verì, a cui hanno partecipato i vertici delle aziende sanitarie. L'ASL dell'Aquila, ad esempio, ha già attivato, tra l'altro, la possibilità di prenotare attraverso il CUP ogni settimana circa 480 eco color Doppler in più e 80 test da sforzo ECG. L'ASL Lanciano Vastochieti ha già inserito nei sistemi di prenotazione 1025 prestazioni di diagnostica radiologica in più ogni settimana. L'ASL di Pescara ha allungato fino a tarda sera gli intervalli per l'effettuazione degli esami strumentali. L'ASL di Teramo, infine, in questa prima fase, ha puntato sul potenziamento della dotazione tecnologica. Entro il 14 novembre prossimo le ASL dovranno comunicare l'avvio della prenotazione online delle prestazioni con la predisposizione di una specifica piattaforma a cui gli utenti potranno accedere direttamente da casa o dai propri dispositivi mobili. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsiglio, ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà occuparsi della gestione delle acque di balneazione della città di Pescara. Facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione del giugno scorso, tenutasi presso il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, e in vista della necessità di assicurare un coordinamento con il Comune di Pescara e con tutti gli altri enti ed organismi interessati, l'amministrazione regionale ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro per il superamento delle criticità. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Nicola Campitelli, ha deliberato l'atto di indirizzo per l'avvio dell'iter legislativo mirato alla predisposizione di un nuovo testo unico di urbanistica ed edilizia. L'obiettivo è ridefinire la legge regionale 18 del 1983. L'atto deliberato prevede infatti le linee guida per la redazione della nuova disciplina regionale in materia di urbanistica ed edilizia, individuando le priorità per promuovere una pianificazione territoriale sostenibile. La Giunta, nello stesso provvedimento, ha designato anche un gruppo di lavoro.
La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Commissario generale di sezione per l'Italia per partecipare all'esposizione universale di Dubai 2020 all'interno del Padiglione Italia. A comunicarlo è l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo. Fin dall'inizio la Regione ha creduto in questo progetto, ha detto Febbo, sostenendo la partecipazione dell'Abruzzo a questo importante evento internazionale attraverso l'esposizione delle sue eccellenze. Utilizzeremo specifiche risorse pari a 600.000 euro nel programma PAR FSC Abruzzo 2007-2013 che documenteremo, ha detto Febbo, per le attività che svolgeremo, a differenza dei 3 milioni di euro utilizzati per l'Expo di Milano, con risultati del tutto discutibili.